oggi e anche nei giorni immediatamente dopo che è successo, insomma, questa brutta vicenda. Chi è questo? Sì, pronto? Sì, buonasera, signor Michele Caruso? Sì, sono io, Cruciani, ti sto seguendo, la zanzara radio 24. Ma non riusciamo a fregarti, porca puttana. Non sono riuscito a fregarti, ti volevo fottere. Cornuto, maledetto, cornuto. Schifoso. Di Parenzo. Cornuto, maledetto. Omosessuale represso e frustrato. Cornuto. Che si nasconde dietro alla moglie accasato con prole. Volevo dirti... essere un eterosessuale radical chic. Sì, sì, esatto. Allora, scusami, Michele Caruso, voglio capire una cosa. Palla sia a te che a te lete d'estate, quando vai in onda tu. Io spero che la sette. Cairo. Ti quereli, Cairo, sì. Se la sette ti quereli e ti porti via tutto. Ma credo proprio perché di no. Tu hai fatto interruzione di pubblico servizio con le tue telefonate. Intanto il pubblico servizio lo fa per legge la RAI, che è la TV di Stato alla e quale siccome la sette non canone, paghi il canone, la fa servizio fa pubblico canone, è gratis, TV gratis, gratis lo fa gratis. Posso gratis. Dirti una cosa, ma Caruso? Anche qualora fosse stata la RAI, perché l'ho fatto già con Mirabella, ti devono salute, denunciare. L'ho mandato a quel paese e gli ho anche curato un cancro al cervello perché una volta ma perché poveraccio? Ma perché poveraccio? Ecco. Ma poi tu di che cosa vivi? Tutto il giorno cosa fai? Anche se, tutto il giorno cosa fai? Adesso fa l'anchorman. Nonostante questo io l'ho fatto e sulle reti RAI. Ma tutto il giorno cosa fai? Mi fa paura farlo alla fette. Tutto il giorno cosa fai anziché telefonare nelle trasmissioni? No, sei un coglione, non un benestante. Sei un coglione, non un benestante. Un benestante che stai dilapidando il patrimonio della tua famiglia. No, io ritengo di essere il VIP di VIP, principesco che neanche un principe, perché loro della dinastia si sono nati e magari non sono neanche un artista intellettuale di spessore che solo io so quanto valgo. Ma non fai neanche ridere, però. Perché in tanti non mi comprendono. Però scusami, bene? Michele, io voglio dire una cosa. Tu sei ma anche omosessuale. Sei stato in un reparto di psichiatria, però, da bambino. Sì, cioè, no, sei stato ricoverato. Io sono un omosessuale dichiarato, sempre in prima linea. Ti piace Parenzo? Ti piace Parenzo? No. Faccia, mi sono esposto. Ti piace Parenzo come uomo? Ti piace Parenzo come uomo? Ti piace Parenzo come uomo? Sì. Ma un nanerottolo spennato con quella faccia da ebbe. Cicciottello brutto che manco la peste di memoria di Tucidide della guerra del Proponeso, di Lucrezio della Runatura, oppure di quella manzonia degli Ugonotti quando ne parla nei Promessi Sposi proprio. Scusa, quindi, Caruso, però la domanda di Parenzo tempi, la domanda di Parenzo non è peregrina. Che cazzo fai tutto il giorno i soldi e chiamare alle non adesso... mi ammorbare con il tuo virus, non mi appestare Parenzo, ecco, lasciami cosa stare. Fai tutto il giorno per nulla. Avere il tempo di rompere il cazzo alle televisioni. Come faccio a sbarcare il lunario? Torno esatto, che mestiere fai? Durante il giorno da persona brillante, torno a ripeterti, artista intellettuale. No, ma che fai? Ma quale artista che non ti conosce nessuno, se non come, se non come incursore di televisioni, radio, eccetera, dai. Sì, intanto leggo tanti libri. Ma come campi? Musica, come campi? Gioco a tennis. Non fa un cazzo. Non fa un guardo cazzo. Tanta TV e anche ascolto radio facendo le mie incursioni, a parte quando partecipo normalmente, nel senso che vengo anche ospitato e richiesto. Ma e figurati, poi mi faccio vivere campo sulle spalle dei miei genitori, che mi mantengono. Bello. Sei un mantenuto, sei un mantenuto. Ma guarda, quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Ascolta, ben tre case qui a Roma. No, ma quanti anni hai? Quanti anni hai? Chiesto da chi poi? Aspetta, adesso ti rispondo. C'ho anche la proprietà privata da latifondista in Calabria. Vorrei dire. Ma chi se ne frega? Sei un benestante, sei un ricco benestante che può usa fare i soldi dei suoi genitori. Un po' disturbato che può utilizzare i soldi. Bravo, che utilizza bravo. Ma anche io sono radical chic, però a contrario di Parenzo, sono un omosessuale che ci mette la faccia. Ma non è questione di omosessuale, sei un disturbato. Ma non è questione di omosessuale, sei un disturbato che non fa un cazzo tutto il giorno, spende soldi non suoi. Siccome si annoia, telefona e rompe i coglioni alle persone che lavorano. Sei un povero disturbato. Questo sei Michele Caruso, troglodita muori. Ascolta, non è vero, ancora nel 2020 ci sono tanti che hanno storie di copertura. Ma come che te, c'entra? Maledetto, disgraziato. Perché stai con la donna e c'hai i figli a casa e poi di nascosto vai con gli omosessuali. Ma perché ti vergogni di te stesso, ti omofobo di te stesso. Io sono l'occhio clinico in radio e riconosco quelli come me. Hai capito? A ma parte che lo capiscono tutti, come non te ti vuole chissà quale genio, chissà quale lo sai. Spiegaglielo tu, Cruciani, perché guarda, non posso dire, Caruso.
Caruso, io avrei, avrei anche l'occhio clinico, ma secondo me in questo caso non capisci in cazzo. L'occhio clinico è un po' disturbato, è un po' distorto. No, l'occhio clinico è lucido quanto la sua testa. Scusa un attimo, secondo te Alessandro Cecchipone lo fa il gay o è veramente gay? Perché lui l'ha dichiarato. Cioè, perché per te lo fa invece? Alberto Matano non l'ha detto, ma secondo me non è gay. Non cominciamo, ragazzi. Allora, non cominciamo con queste cose, non voglio guai. Che assumi le tue responsabilità di quello che dici, non mi interessa. Michele Caruso. Non mi interessa. Michele Caruso, a me chi è gay o chi non è gay, non mi interessa. So solo che tu. Perché te la sei presa adesso? Perché te la sei presa con Tagadà? Perché te la sei eterosessuale? Tu sei eterosessuale, lo dici. No, non me ne frega niente di dirlo. Io non lo devo dire che mi piacciono gli uomini. Perché? Perché te la prendi con Tagadà adesso? Con Tagadà, perché? Del cielo, non siamo più in tempo. Perché te la prendi? Ma non perché te la prendi con Tagadà? Voglio avere l'uomo, quando non ho le sole, gli sposo e ho i figli. Va bene, perché, perché te la prendi con Tagadà? Sì. La pannella. Pannella, sì. Perché hai perché preso di mira là? Perché hanno fatto Perché? Scusa, pannella, sì. Ho fatto un po' una crasi, un po' un lapsus. Ma perché te la prendi con la panella adesso? Che è successo? Non c'è da Marco fare a pomeriggio. Marco Pannella, perché spesso la Radio Radicale prende in ospitalità e fanno intervenire. E voi siete tra le poche radio libere a farlo. E nel vostro programma. Ma sì, perché sei un disturbato, perché sei un maschio. Esatto. Di punta la panella, perché questo filo diretto che apre con i virologi, allora? Gli scienziati, i medici. Perché è l'unico che basta il telefono. Faccio capire a tutti che il virus numero uno, che manco della zanzara, è Michele Caruso, vaffanculo! Michele Caruso, troglodita, muori!